per fare un bellissimo viaggio alla scoperta del Sudafrica in compagnia di questa bellissima coppia, Emanuele e Costanza. Emanuele è un videomaker molto bravo e ve ne renderete conto dalle immagini, e Costanza è una fashion designer. Sono insieme della serie Facciamoci i fatti nostri da 9 anni, giusto? Sì. 9 anni insieme. È vero, Emanuele, che l'hai conquistata facendo un po' quello viaggiatore? Sì, è vero. Che le hai subito proposto un viaggio. Il primo regalo che le ho fatto è stato un volo per Londra, perché sapevo che lei amava Londra e quindi ne ho approfittato. E poi a quel momento non vi siete più fermati. Esatto. Però diciamo che Londra rispetto al Sudafrica o altri territori che avete visitato non è proprio la stessa cosa. Totalmente differente. Totalmente differente. Però tu hai detto una fashion designer, magari Londra. Sapevo che lei amava Londra e per questo l'ho portato. Ha già fatto facile. Esatto. E prima di conoscere Emanuele, amavi fare questi viaggi dove la natura è protagonista, appunto preferivi magari più metropolitane? No, non avevo mai viaggiato così lontano, cioè avevo fatto un po' l'Europa ma non mi ero mai spostata oltre. Con lui è stato molto più facile. Tra l'altro hai dovuto anche imparare, avete dovuto imparare anche ad adattarvi, certo, no? In situazioni certo. Non proprio confortevolissime, perché no, è vero, è vero. No, anche perché per il genere di viaggio che noi facciamo non prepariamo proprio tutto prima della partenza, quindi si deve un attimino riuscire a cavarsela sul posto, no? La bellezza dei viaggi, dico sempre io, è non prepararsi, perché sì, così riusciamo a stupirci. Esatto. Se andiamo tutto organizzato, no, sappiamo tutto. Si fa un po' esploratori. In effetti è proprio nel nostro stile. Noi difficilmente ci prepariamo al 100%. Ci piace sempre cambiare programma a differenza di eventi o di paesaggi da vedere. Allora, noi adesso vediamo il vostro viaggio. Voglio ricordare che voi siete anche, avete un blog di viaggi che si chiama Cost to Costanza, in omaggio a Costanza, suppongo. Esatto. E vediamo il loro viaggio attraverso il Sudafrica. Sudafrica, terra di contrasti. Alte montagne e profonde vallate, sconfinati deserti e immense savane, impetuose cascate e vasti oceani, fitte foreste e animali selvatici. Un continente che per la grande varietà dei suoi ambienti, colori ed emozioni è definito il mondo in un solo paese. Si parte alla scoperta di questo meraviglioso continente. La Repubblica Sudafricana è situata nella punta meridionale del continente africano. Bagnata dagli oceani Atlantico e Indiano, confina a nord con la Namibia, il Botswana e lo Zimbabwe, a nord-est con il Mozambico e lo Swaziland. Ospita inoltre nei suoi confini il Lesotho, uno stato indipendente senza sbocco sul mare. Città del Capo è una città moderna ed estremamente bianca. È la terza città più popolosa del Sudafrica. Fra i suoi numerosi quartieri, uno dei più vitali e alla moda è Bo Cap, caratterizzato da basse case con colori sgargianti, un tripudio di colori. Direzione Table Mountain, un'imponente altura che domina Città del Capo. Questa montagna dalla forma piatta è ricoperta da una fitta vegetazione e avvolta da grandi nubi, mentre alle sue pendici si ammirano splendide spiagge. L'atmosfera è davvero suggestiva, il paesaggio sembra incantato. La Procabia del Capo è un roditore che vive fra le rocce e sulle montagne. Sulla Table Mountain se ne possono vedere numerosi esemplari. Costeggiando l'Oceano Atlantico su un'affascinante strada panoramica si raggiunge Muizenberg, meta prediletta per il surf. Altri abitanti affollano un'altra famosa spiaggia.
Qui vive una grande colonia di pinguini africani, chiamati anche pinguini dai piedi neri. I pinguini hanno una particolare ghiandola sulla coda, l'uropigio, che secerne un liquido oleoso impermeabile che l'animale cosparge con il becco sulle proprie penne. I pinguini sono monogami, il maschio cova le uova, mentre la femmina va alla ricerca del cibo. Proseguiamo verso Capo Aguilias, il vero punto più a sud di tutto il continente. Ogni 20-30 km il paesaggio cambia in maniera drastica. Laghi, fiumi, foreste piene di alberi, fino ad altipiani semidesertici. Capo Aguilias è anche il punto dove l'Oceano Indiano incontra l'Atlantico. A pochi chilometri dalla costa c'è il faro, dal quale si può ammirare un meraviglioso panorama. Il vento in questo territorio arriva a sfiorare i 200 km orari. Risaliamo verso la costa orientale del paese. Dopo circa 70 km si arriva nella riserva naturale de Hoop. La strada è prevalentemente sterrata. Si incontrano delle pecore e qualche mucca. Ma non solo, è facile incontrare anche altri animali selvatici, zebre, antilopi, struzzi. Lo struzzo adulto può raggiungere i 2,5 metri d'altezza e pesa circa 150 kg. È un uccello, ma non sa volare. In compenso raggiunge una velocità di 70 km orari. Il maschio ha le piume nere, mentre la femmina grigie. Proseguendo si arriva alle dune bianche, che separano la riserva naturale dall'oceano e formano un bellissimo deserto bianco. Si continua a percorrere la famosa Garden Route, la strada dei giardini, una delle mete più turistiche del paese. Strada che costeggia l'oceano per migliaia di chilometri, collegando Città del Capo con Johannesburg. È una delle strade più famose del mondo, grazie alla grande varietà di vegetazione, fauna e attività, presenti in soli 300 chilometri. Una delle città del Sudafrica che si incontrano percorrendo la Garden Route è Knysna, immersa tra le sue umide foreste e alberi centenari. Il Podocarpus falcatus è un albero sempreverde che può raggiungere 45 metri d'altezza. La notte si può trascorrere in graziosi cottage immersi nella natura incontaminata. Nel Parco Nazionale del Tsitsikamma si possono attraversare numerosi ponti sospesi tra l'oceano e le pareti rocciose. Il viaggio prosegue, direzione Johannesburg.
per continuare ad esplorare questo meraviglioso continente. Del viaggio di Emanuele e Costanza, un viaggio che poi è durato molto di più, perché dal Sudafrica siete andati anche in Namibia, se non sbaglio? Siamo stati in Swaziland. Ah, in Swaziland. Un piccolo stato all'interno di Sudafrica. E poi lì vi siete fermati. Solo Sudafrica. Però un viaggio molto lungo, molto interessante, che vi ha stupito. Avete anche visto gli elefanti quando siete andati nel Kruger Park? Sì, 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 abbiamo visto moltissimi tipi di animali, tra cui gli elefanti, e ce li siamo trovati davvero vicino. È un tutto un altro aspetto dell'incrociare, ecco, un animale nel suo habitat, perché vederli vis-à-vis, insomma, sì, è a casa loro. Sei a casa loro, è casa sua. E devi rispettarli. Assolutamente. Poi non puoi uscire dalle strade, tutto quanto. Qua ci sono dei controlli incredibili, ecco, quindi è molto difficile entrare e fare casini. Io ho detto questa cosa sugli elefanti perché Giuseppe ha trovato una notizia che mi ha lasciato veramente allibita, no? Dimmi, Giuseppe. Sì, perché abbiamo parlato di animali a rischio di estinzione. Come sapete, gli elefanti, ovviamente, pensate che dal 2007 al 2014 si sono ridotti di 140.000 esemplari, perché ovviamente il bracconaggio, la ricerca dell'avorio, ovviamente li uccidono per... ha fatto sì che in alcuni branchi di elefanti africani nascessero degli esemplari senza zanne. Allora, è ancora prematuro, dicono gli scienziati, parlare di mutazione genetica, ossia che l'animale si stia modificando proprio per nascere senza zanne, quindi senza avorio, per non essere cacciato. È ancora presto, ma questo fatto che nascano senza zanne li mette, ovviamente, mette un attimo in un campanello d'allarme, anche perché le zanne sappiamo che sono molto importanti, oltre che essere molto maestose, molto belle, ma sono importanti per loro sia per la difesa che per la scavare il terreno anche nei territori aridi per cercare l'acqua. È come se dovessero nascere leopardi senza pelliccia, rinoceronte senza corni, cioè vi rendete conto di cosa sta succedendo? Vabbè, poi ci terrai informato se gli scienziati daranno conferma a riguardo. So che ti volevano fare delle domande, Fabio? Devo dire, ho visto le immagini, sono sempre catturato dai paesaggi, ma c'è stato qualcosa che vi ha in questo percorso catturato in particolar modo, visto che è così diverso il territorio del Sudafrica rispetto a quello che noi, che vi portate nel cuore, visto che voi siete una coppia e questo è il valore aggiunto del viaggio? Certo, io credo di parlare per entrambi, e soprattutto nella seconda parte del viaggio, nella zona dell'Mpumalanga, dove c'è il parco del Kruger, lì ci sono un sacco di paesaggi meravigliosi, soprattutto il Blyde River Canyon ci ha lasciato veramente senza fiato, ed è un posto magnifico dove poter stare ad ammirare la natura in silenzio. È un'esperienza, che vorreste tornare a vivere, un'esperienza del genere, sì, in paesi tutto, di questo... Tutto il Sud Africa permette di vedere paesaggi molto diversi anche in pochissimi chilometri, quindi si può passare da spiagge meravigliose fino alle dune bianche che abbiamo visto del deserto del Deop, fino anche ad arrivare a foreste che cadono a picco sull'oceano dove c'è lo Tsitsikamma National Park, quindi... Qualsiasi tipo di ambiente lì si riesce a vedere anche solo sulla Garden Route. Perché Stefano, tu sei andato in Sudafrica a vedere le stelle? È un territorio particolarmente... Sì, c'è un osservatorio importante, quello nazionale sudafricano, che sta sull'altopiano del Karoo, non so se è una zona che avete attraversato, però io devo dire, ho visto in Sudafrica i cieli più stupefacenti della mia vita. Non davvero? So se ci avete fatto caso, sì, anche voi. È ma il cielo australe è una bellezza davvero indescrivibile, e auguro a tutti la possibilità di vederlo almeno una volta. Ma perché il cielo più stupefacente? No, ditemi perché. No, è vero, in effetti si riesce a vedere il cielo a 180 gradi, cosa che nel nostro paese è quasi impossibile. Vabbè, ma perché non ci sono magari costruzioni? Cioè, gli spazi sono... Vabbè, ma se vai sulle montagne, Fabio, tu sei un alpinista. Anch'io però... sono stato, credo, nel 94 o nel 95 nel Kalahari, non ho mai visto un cielo così. Quindi siamo tutti d'accordo. C'è anche un inquinamento luminoso che penso che noi ormai ci abbiamo e lì non c'è. Poi il deserto del Kalahari, e poi in generale gli spazi sembrano molto più sterminati. Sì. Non so sì, perché. Il piacere dell'apertura, sì, il piacere dell'apertura. Oltre al fatto che il cielo è diverso là, no? Sì. Non vorrei dire stupidare. C'è tutta la parte quindi... australe della volta celeste. Sì. Allora, adesso noi continuiamo a viaggiare.